Sono le 3:30 del pomeriggio del 30 gennaio e ancora non si vede la fine di questa situazione. La nave è ancora bloccata lì e la piazza è vuota. Vuota anche rispetto al consueto, perché normalmente a quest'ora, quando attraccano queste navi così grandi, ci sono folle e folle di turisti, ognuno con il proprio gruppo di riferimento, la propria guida turistica. Quindi è una situazione veramente surreale, è tutto fermo lì. Questa è la Costa Crociere imputata di aver portato probabilmente un caso di coronavirus e presumibilmente ci vorranno ancora diverse ore prima che la faccenda si sblocchi, perché devono fare tutti gli accertamenti. Adesso hanno già portato tutti i prelievi allo Spallanzani di Roma, che è l'ospedale per le malattie infettive, e poi insomma bisognerà aspettare i risultati ancora per diverso tempo. Intanto qui tutto è fermo, tutto tace, c'è proprio uno stato così di desertificazione della piazza. E non resta che aspettare. Messa lì così ferma fa molta impressione, perché lì di fronte, all'incirca verso quella direzione, c'è l'isola del Giglio, che alcuni anni fa ha visto l'affondamento di un'altra nave costa, la Costa Concordia, e adesso questa sua sorella è lì ferma. È veramente strano vederle così, immaginare quello che c'era lì prima e questa adesso.